Cari lettori, ci risiamo. Abbiamo pubblicato questo numero del Punto che non poteva non trattenersi e riflettere sull'ultimo voto, quello più significativo che ha interessato l'Europa e ha interessato il rinnovo del Parlamento europeo. È stato un voto fortemente diverso da quello del passato, diverso da quello dell'anno scorso e ancor di più degli anni passati. Quest'anno c'è stata l'affermazione della Lega, il primo partito. Pensate che l'anno passato alle elezioni politiche il primo partito erano le 5 Stelle e nel 2014, altro riferimento, il primo partito era il Partito Democratico con oltre il 40%. Gli italiani dimostrano, almeno stando a questi risultati, una volubilità, una volatilità notevole, che naturalmente, fa valutare questi comportamenti in Italia, ma soprattutto visti dall'estero, in maniera un po' controversa. Cioè, nel senso che noi non conteremo molto in Europa. Perché le grandi famiglie del Partito Popolare, quello dei socialisti, uniti ai liberali e ai dai verdi, che hanno avuto grandi affermazioni negli altri paesi, rischiano di fare una maggioranza e quindi di mettere all'angolo il pur grande successo che ha avuto la Lega. D'altronde poi non potevamo non guardare a quello che è successo a Bagoli, dove domenica è stato eletto un nuovo sindaco. Il dottore della regione che ha prevalso sull'avvocato Savoia, ed io dico finalmente Bacoli ha un'amministrazione. Io auguro che 5 anni fecondi di amministrazioni siano tali da poter dare a Bacoli quelle risposte che merita. Ma il giornale è ancora ricco di tante altre cose, non poteva non soffermarsi anche sulle vicende nostrane di Monte di Procida. Per esempio, noi ci interroghiamo: ma perché il comune di Monte di Procida, invece di fare concorsi e prendere, tra l'altro, ove mai siano meritevoli, giovani laureati di Monte di Procida, si ostina a fare i comandi, cioè a prendere personale da altre amministrazioni? È qualcosa che io non comprendo, perché tanti altri comuni non fanno così. Poi ci sono tanti altri articoli che meritano. C'è su Torrefumo, che tra l'altro c'è una preoccupazione in atto. C'è il problema, ed io la leggo soprattutto come una provocazione, sul problema dell'isolotto di San Martino. Ebbene, da fine settembre, inizio ottobre 2014, questo immobile è nella disponibilità del comune, non si sa cosa fare. Maria Vicidomini lancia una proposta, un'idea, un'indicazione. Ecco, perché non consegnarla ai pescatori che in cooperativa potrebbero valorizzarle? È un'idea, però ovviamente su questo, come su tante altre cose, sarebbe utile riflettere. Quindi su queste cose troverete, ecco, tanti spunti di riflessione. Io mi auguro, ecco, che voi, come al solito, siete pronti a ricevere. Noi la nostra distribuzione avverrà sia nei rituali punti vendita, e poi cercheremo anche con un classico porta a porta di farlo ricevere nelle vostre abitazioni. Buona lettura.